La bella Valtrompia oggi modifica se stessa e scende perché ha trovato una compagna più bella, non lo so, la bella Franciacorta. Allora, al di là di tutto, questa trasmissione, la nostra trasmissione, grazie a tutti quelli che ci seguono, come ben sapete cerca di valorizzare le persone, i gruppi, le associazioni, gli enti, tutti coloro che
producono e che lavorano, tutti coloro che danno il meglio di sé per ottenere dei prodotti e un'immagine meravigliosa della propria terra. La bella Franciacorta, perché oggi siamo in Franciacorta, siamo a Cazzago San Martino, via della Pace 60, tenuta Ambrosini. Siamo con Sergio Ambrosini, il titolare dell'azienda. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Eccoci qui, grazie per l'ospitalità. Noi vogliamo rendere omaggio alla Franciacorta, ma alla famiglia Ambrosini, alla tenuta Ambrosini, per il lavoro che fa nella produzione evidentemente di bollicine. Allora, intanto una piccola presentazione dell'azienda e della storia dell'azienda. Sì, grazie dell'opportunità che mi viene data. La Franciacorta è la zona dove noi produciamo il prodotto Franciacorta ormai da 20 anni. Tengo a fare una precisazione, proprio per una piccola correzione. Lei prima ha parlato di bollicine. Noi ci teniamo a dire che il nostro prodotto è Franciacorta, non bollicine, perché non vogliamo essere confusi con le altre bollicine, e questo non è voler essere superiori a nessuno, ma ci teniamo proprio a evidenziare questo aspetto, perché è significativo e per noi importante mantenere la nostra identità. Quindi Franciacorta, è vero che sono bollicine, ma sono bollicine metodo classico e non sono bollicine metodo Charmat. Questa è una precisazione doverosa che ritenevo opportuno fare. Perché quando uno sta sorseggiando, stappando una delle vostre bottiglie, delle bottiglie di questo territorio, evidentemente deve poter dire che sta brindando con un Franciacorta. Non sta brindando con le bollicine, sì, però evidentemente si dice le bollicine di Franciacorta, però intendo dire la tendenza è quella di quasi quasi sostituire la parola bollicine e il Franciacorta. Brindiamo con Franciacorta, con il Franciacorta. Bene, precisato tutto questo, veniamo alla tenuta Ambrosini nello specifico. Ci siete da 20 anni? Sì, noi ci siamo da 20 anni, siamo una famiglia. Nasciamo proprio in punta di piedi, ma deriviamo proprio dall'agricoltura, perché il mio padre aveva un'azienda di tipo zootecnico cerealicolo, e nel 90 noi abbiamo iniziato la trasformazione di questa azienda, andando a piantumare nel 94 i primi vigneti, che sono tuttora in produzione, anzi direi ora più che mai, e che sono la nostra colonna portante, perché parte tutto dalla terra. Questo ci tengo a precisarlo. Quindi noi nasciamo in punta di piedi. Attualmente la nostra azienda produce 50-60 mila bottiglie, conduciamo 8 ettari in proprietà e siamo in perfetta sintonia con i dettami del consorzio Franciacorta, di cui ne facciamo parte. L'azienda produce 6 tipologie di Franciacorta, che sono il Brut, l'Extra Brut, il Dosaggio Zero, il Satin, il Rosé e il Millesimato. Solo 6 referenze, ma per noi rappresentano l'unicità del prodotto, pertanto non vengono prodotti vini fermi, ma unicamente vini Franciacorta. Quando dici noi ci siamo, la famiglia, quindi papà, mamma, agricoltori inizialmente, poi il noi cos'è diventato? Chi sono questi noi della tua famiglia? Allora, in noi siamo principalmente io, che assieme ai miei fratelli, quindi Franco, Mariuccia, abbiamo dato atto o inizio a questa trasformazione. Fortunatamente poi, giovani che crescono, Lorenzo, che è il mio primogenito e ha 27 anni, il quale si è adoperato e ha perfettamente interpretato la volontà mia di proseguire l'attività, e
a ruota Marco e Filippo, rispettivamente 27, 21, 19 anni. Ovviamente c'è tempo per migliorare, ma ritengo di avere posto le basi per un futuro di qualità anche per i ragazzi. Lorenzo è a pieno titolo e a pieno volume, sì, come presenza e come lavoro nell'azienda. Marco e Filippo, allora Lorenzo è già quello che si occupa principalmente della cantina, della produzione e anche delle relazioni con la clientela. Marco è già integrato in azienda, quindi già inserito a pieno titolo e si occupa della parte agronomica dell'azienda. Filippo è ancora studente, però è avviato più verso la conoscenza delle lingue estere, dove possibilmente vorremmo che lui si dedicasse alle relazioni con l'estero. A proposito appunto di relazioni con l'estero e quindi di mercato, di vostro mercato, qual è il vostro mercato italiano, estero, come si configura? Attualmente è un mercato totalmente italiano. Stiamo facendo dei seri tentativi di far conoscere il nostro prodotto anche all'estero. Non nascondiamo che le difficoltà sono notevoli, perché questo è un prodotto che all'estero va in competizione con lo champagne e, come sapete benissimo, è un prodotto che ha una storia di più di 300 anni ed è un prodotto conosciuto in tutto il mondo. Vediamo però che ogni volta che facciamo conoscere, stappiamo una bottiglia con uno straniero che venga in azienda o che per qualche manifestazione lo facciamo all'estero, sicuramente il responso dal punto di vista della piacevolezza e della qualità è decisamente positivo. Per cui tanta strada da fare nei confronti dell'estero. Noi percorriamo ancora quella dell'Italia, in quanto anche in Italia c'è ancora molto da fare per far conoscere questo prodotto che, anche se sembra già conosciuto, ma diciamo che ci sono ancora dei buoni margini di miglioramento. Avete un vostro sito internet, ovviamente, lo vogliamo ricordare? Sì, assolutamente, abbiamo un sito internet e ritengo che la comunicazione online sia uno strumento per le grandi aziende, ma soprattutto per le piccole, dove possono esprimere i principi qualitativi dei propri prodotti e soprattutto un mezzo per farsi conoscere. Ecco, dopodiché le visite ci sono, perché accanto alla produzione di vino evidentemente c'è la vendita anche diretta, cioè la visita alle cantine, la vendita diretta, e funziona bene questo rapporto con la clientela, chiamiamolo così? Per noi la visita in cantina è uno dei principali strumenti con il quale riusciamo a comunicare direttamente al consumatore, ma soprattutto riusciamo a spiegare quali sono i metodi che utilizziamo per ottenere questo prodotto. Vi garantisco che ogni visita provoca delle reazioni positive, perché in pochi, o comunque è ancora poco conosciuto il metodo che noi utilizziamo per arrivare al prodotto finito, per cui il periodo di permanenza lungo sui lieviti e soprattutto quando si va a spiegare che prima che esca una bottiglia dalla cantina trascorrono minimo 24 mesi dalla vendemmia. Questo come disciplinare ovviamente del Franciacorta. Ovviamente tutti questi sono tempi che vengono dettati dal disciplinare del Consorzio Franciacorta, di cui noi ne facciamo parte. Ecco, il Consorzio Franciacorta è uno strumento molto importante per noi, perché si occupa della tutela del territorio e del prodotto e soprattutto della promozione. In questo bel posto, in quella bella stanza dove stiamo registrando questa introduzione, questa presentazione dell'azienda, della tenuta Ambrosini, qui è sostanzialmente un piacevolissimo agriturismo, dove evidentemente si può mangiare e dove si può degustare dell'ottimo Franciacorta Ambrosini. È vero questo? Sì.
Assolutamente sì, diciamo che ormai da 5 anni abbiamo dato inizio anche a questa possibilità di far degustare a chi lo desidera i nostri prodotti in abbinamento anche dei piatti, che peraltro piatti molto semplici e del territorio, come ad esempio cito lo spiedo piuttosto che il manzolloglio, piatti che rappresentano esclusivamente il nostro territorio, ma che soprattutto possono tranquillamente essere abbinati ai nostri vini. A questo punto credo che dopo la presentazione della tenuta Ambrosini, della storia dell'azienda, sia opportuno andare a verificare direttamente proprio sul campo, anzi meglio dire sui terreni, nei vigneti prima e in cantina dopo, qual è la produzione e chi lavora direttamente. Prima hai citato il figlio Lorenzo, il figlio Marco e il figlio Filippo, e direi che ora andiamo, dopo aver ringraziato Sergio Ambrosini, andiamo con Lorenzo Ambrosini, andiamo nei vigneti, vero? Sì, assolutamente, ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato per presentare la nostra azienda. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori, quindi in modo particolare i miei familiari, i miei figli, mia moglie che fa da mamma, fa da collaboratrice, e i miei fratelli che anche loro partecipano nell'ottenere il risultato finale, che è il prodotto Franciacorta. Eccoci allora nei vigneti della tenuta Ambrosini, siamo con Lorenzo Ambrosini che segue la produzione e poi direttamente vediamo il prodotto finito in cantina. Allora, descriviamo un po' questi vigneti, descriviamo un po' il vostro prodotto. Siamo a Cazzago San Martino, che è un paese nel cuore della Franciacorta. I terreni dove nascono le nostre vigne sono di tipo morenico profondo, quindi derivano dal vecchio scioglimento del ghiacciaio, che ha lasciato appunto nella terra un'alta mineralità che poi viene trasferita
alle vigne, di conseguenza all'uva, e che poi andiamo a ritrovare effettivamente in bottiglia. Quindi in realtà che poi dà anche una longevità al prodotto. E che tipi di uva coltiviamo? Noi coltiviamo tre tipologie di uva, che sono lo Chardonnay, il Pinot Nero e il Pinot Bianco. L'uva che viene coltivata maggiormente è lo Chardonnay, e in quantità inferiore invece andremo a coltivare poi il Pinot Bianco e il Pinot Nero. Perché coltiviamo questi tre tipi di uvaggi? Perché dobbiamo attenerci a un disciplinare di produzione, che è il disciplinare appunto Francia Corta, che è il più rigido disciplinare appunto per la produzione di vini italiano e possiamo anche dire a livello mondiale. Quindi qua appunto vigono tutta una serie di regole che ci guidano sia dalla coltivazione dei vigneti, quindi come dicevo che uve coltivare, Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, come coltivare queste uve, quindi le metodologie di allevamento, quanta uva coltivare per ettaro, e da questo quantitativo di uva quanto mosto poi andare a ottenere in cantina. Quindi noi quest'anno possiamo ottenere 100 quintali a ettaro, quindi ogni 10.000 metri quadri, e da questi 100 quintali noi possiamo andare a trarne il 65% in mosto. Questo è quello che ci consente. In sintesi, quanti ettari avete e quante bottiglie producete? Riuscite a produrre? Noi abbiamo 8 ettari, di cui 6 sono di proprietà, che quelli che circondano poi l'azienda, e abbiamo poi 2 ettari a Monte Rotondo, che è un paese tra noi e il lago di Iseo, dove lì è stata affittata la terra e dove poi noi sopra abbiamo costruito appunto il nostro vigneto nell'anno 2003. E fra le tipologie di Franciacorta che andate a produrre, quale vi ha dato o vi dà, se c'è, una maggior soddisfazione, o quale dà una maggior soddisfazione alla clientela? Ok, io direi tutti. Sono tutti, no. No, ci sono delle tipologie. Oggi il Satene, diciamo, è quello più apprezzato dalla clientela, infatti è quello che viene prodotto maggiormente, ma c'è anche da dire che è nato poco tempo fa un nuovo prodotto, che è il Nihil, è il nostro dosaggio zero, che è esattamente l'opposto rispetto al Satene, ma diciamo che anche questo sta prendendo abbastanza piede. E con questo abbiamo detto che siamo a Cazzago San Martino, e rispetto alla Franciacorta, d'accordo che siamo tutti bresciani, però siccome la nostra trasmissione è vista anche altrove, come con i canali di RTB, Rete Brescia, ormai raggiungiamo il Piemonte, tutta la Lombardia ovviamente, il Piemonte, la Val d'Aosta e anche la Liguria, come dire, il posizionamento dei terreni all'interno della Franciacorta, se è importante, dove siete geograficamente? Bene. Qua siamo nel centro, nel cuore pulsante appunto della Franciacorta, quindi siamo al casello di Rovato, quindi se a sinistra ci si trova Erbusco, che appunto è dove nasce poi anche il consorzio, è uno dei comuni più grandi della Franciacorta, a destra ci si trova Cazzago San Martino. Io ringrazio Lorenzo che ci ha dentro i vigneti presentato da dove nasce il Franciacorta Ambrosini, ed ora andiamo in cantina. E ora andiamo in cantina.
Miss Valtrompia 2016 con l'organizzazione del Valtrompia Set, il giornale della Valtrompia e della APT Le Valli Bresciane. www.missvaltrompia.it in collaborazione con Miss and Mister Model Italia, concorso di bellezza nazionale. Media Partner, Bar Caffè Rete 5, Latte e Miele, by Sergio Piccini, Gazzolo Lumezzane, Partner Tecnico, Fly Global Service, Sarezzo Lumezzane. Sponsor ufficiale di Miss Valtrompia 2016 è Caratozzolo Group, elaborazioni contabili Gardone Valtrompia. Elezioni di Miss Eleganza, Bar Bella Vista, Sarezzo. Miss Ice, Ottica Ghitti, Villa Carcina. Miss Vaghezza, Rifugio degli Elfi, ristorante Rifugio degli Elfi, località Vaghezza di Marmentino. Miss Gambe, macelleria Perrucchetti, Gardone Valtrompia. Miss Simpatia, Modul Grafica Caldera, Lumezzane. Miss Gioiello, gioielleria Coppi di Coppi Gianprimo a Gardone Valtrompia, votazioni online. missvaltrompia.it. Miss Dolce Pausa, San Colombano di Collio Valtrompia. La finale di Miss Valtrompia è il 10 settembre allo Chalet Maniva. Miss Valtrompia 2016. www.missvaltrompia.it. Sono aperte sempre le iscrizioni per le ragazze dai 15 ai 40 anni. Miss Valtrompia 2016. La Dolce Pausa, caffetteria, panetteria in via Maniva 159 a San Colombano di Collio in Alta Valletrompia. La Dolce Pausa, Miriam e Aurelio vi attendono. 339 84 24 724, 324 80 89 407. La Dolce Pausa in Alta Valletrompia. Miriam e Aurelio vi aspettano sabato 23 luglio a San Colombano di Collio per Miss Valtrompia 2016, elezione di Miss Dolce Pausa, proclamazione di Miss Gioiello Valtrompia, proclamazione delle finaliste di Miss Valtrompia. Sabato 23 luglio a partire dalle ore 16. La Dolce Pausa, una dolce pausa in Alta Valtrompia, caffetteria, panetteria. La Dolce Pausa. Sempre con Lorenzo Ambrosini, eccoci dai vigneti alla cantina, il vino Franciacorta sta nascendo. Esatto, qui appunto, o meglio preferisco diciamo che dove nasce veramente il Franciacorta e dove eravamo prima, perché il vero Franciacorta nasce prima in vigneto e al massimo poi in cantina, perché che conta per fare un buon prodotto è l'uva. Quindi se tu hai già una buona base di partenza, quindi se tu hai già un buon prodotto, okay, tutto ciò che gli si può fare dopo in cantina, per quanto ci riguarda, non è far altro che rovinarlo il prodotto. Quindi noi puntiamo molto di più sul vigneto, quindi ad ottenere una buona materia prima e poi ovviamente accompagnarla in cantina. Ma come diceva giustamente, qui è dove nasce il Franciacorta, quindi dove tutto inizia, dove noi andremo a creare quelle che poi verranno definite basi spumanti. Quindi la base del Franciacorta. E cosa abbiamo? Qui le tipologie di vino come vengono? Allora, vengono suddivise, ecco, come vengono vinificate. Come dicevo prima, vinifichiamo tre tipologie di uva, Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, e vengono vinificate separatamente. Quindi prima viene raccolto lo Chardonnay, poi il Pinot Nero e poi il Pinot Bianco. Oppure, in base poi alle annate, si raccoglie ciò che viene pronto prima o ciò che è giusto raccogliere prima.
e appunto queste vengono vinificate separatamente, dopodiché vengono assemblate per andare a comporre quelle che noi andremo a chiamare cuvée, quindi quelle che sono le varie tipologie di prodotto: brut, satin, rosé, dosaggio zero, millesimato ed extra brut. E sempre secondo i termini del consorzio, i termini temporali del consorzio, 24 mesi, 18 mesi? Esatto, allora qui all'interno delle vasche devono restare per un periodo minimo di almeno 6 mesi, quindi noi iniziamo l'imbottigliamento, che poi andremo a definire con il nome tecnico di tiraggio, dal 1 di febbraio in poi. Prima non è consentito appunto la fase di imbottigliamento, tutto questo sempre dovuto alle rigide regole delle disciplinare. Dopodiché poi si può iniziare la fase appunto di imbottigliamento, dove il Franciacorta, quindi la base spumante del Franciacorta, che inizialmente è ferma, gli verrà addizionato zucchero e lievito. Una volta addizionati questi appunto prodotti, verranno poi piano piano imbottigliati, e all'interno della bottiglia avverrà quella che è la rifermentazione, quindi ciò che è il metodo Franciacorta, quindi la rifermentazione in bottiglia, e andremo poi a chiamarla quindi presa di spuma. Molto importante saranno poi i tempi, come diceva, di affinamento, quindi il tempo che queste bottiglie restano ferme ad affinare sui lieviti, che anche qui, sempre imposti da disciplinare, parliamo di 18 mesi per quanto riguarda il brut, 24 mesi per quanto riguarda il satin e il rosé, e 30 mesi perché siano millesimati e 60 mesi perché diventino riserva. Eccoci Lorenzo, siamo qui, queste sono le bottiglie, quindi qui abbiamo già dentro il Franciacorta Ambrosini. Esatto, queste è la, diciamo, sono le bottiglie che stanno affinando, quindi è quello che noi definiamo il nostro piccolo cavò. Okay? È l'annata 2015, in particolare questa che abbiamo dietro, che è stata imbottigliata ad aprile. E da qua, quindi da aprile, da lì è partito il conto alla rovescia, quindi quelli, come dicevamo prima, quelli che saranno i 18 mesi per il brut, i 24 mesi per il satin e per il rosé e i 30 mesi per i millesimati. E queste sono bottiglie appunto ferme ad affinare sulla loro feccia, quindi su quella che è definita feccia nobile, sui loro lieviti, che poi verrà rimossa attraverso la fase del remuage. Siamo ora con Mariuccia Ambrosini, componente della famiglia della tenuta Ambrosini, titolare naturalmente, ma segue nello specifico il marketing, le pubbliche azioni e soprattutto per l'aspetto più esteriore, più esterno, soprattutto organizza eventi nella tenuta Ambrosini, che mi pare tu abbia chiamato Salotto Ambrosini. Ecco, come mai questa bella nota nobile? Perché volevo seguire anche una parte culturale, quindi volevo fare un Salotto Ambrosini, che era anche un caffè letterario, e ci stiamo muovendo in questo senso, perché il vino è arte, il vino è poesia, il vino ha tante manifestazioni, e io vorrei che la gente si avvicinasse al Franciacorta valutando anche questi aspetti.
E quindi il salotto dà proprio l'idea delle persone che si riuniscono, che si incontrano, diciamo che chiacchierano, che degustano, che mangiano. Che mangiano, sì, infatti il salotto ha proprio questa impostazione. E l'ho portato a casa mia in via Basso Castello, che è sempre tenuta Ambrosini, dove io ho anche due alloggi per ospitare i turisti che vengono. Via Basso Castello è qui vicino a Cazzago, ma è esattamente... Ai piedi del castello di Bornato, di fronte al Palafreno. Ecco, quindi in questo salotto tu, con questo salotto Ambrosini, tu organizzi degli eventi. Nel corso di questi anni, ormai di parecchi anni di tua attività specifica, tante cose sono state organizzate, tanti incontri, tante realtà. Io mi ricordo le cantine in villa. Sì, le cantine in villa è stata una manifestazione qualche anno fa dove hanno aderito 30 più cantine ed è stato all'interno sempre del Festival di Franciacorta, è stata una grandissima iniziativa. Perché naturalmente la Franciacorta è bella, va sempre fatta notare, fatta vedere, e nonostante o con gli sforzi comunque del Consorzio Franciacorta, ma c'è spazio per tante altre realtà, perché si tratta di un territorio molto molto interessante da vedere, non solo per il vino, ma per noi oggi per il vino in particolare. Altre iniziative ti ricordi che hanno avuto successo, organizzate da te, dal tuo salotto? Beh, noi adesso abbiamo tentato di impostare anche la casa dell'artista, sempre lì al salotto, e vorremmo trovare degli artisti che vengono e che ci lasciano un ricordo e che possono incontrare, colloquiare con un pubblico che è seguito da loro. Quindi tante sono state le iniziative, abbiamo presentato libri, abbiamo presentato personaggi, conversazioni, proprio come in un salotto. Un salotto vero e proprio che vuole fare cultura, perché hai già detto prima che c'è la cultura specifica, che è la cultura del vino. Perché il vino è un fatto culturale? Dimmi un po'. Il vino è un fatto culturale perché quando lo si degusta le papille cominciano ad azionarsi. Il Franciacorta ha delle caratteristiche fondamentali. Il vino poi ti riempie l'anima e l'anima poi ti riempie la mente. Ecco perché il vino è un fattore molto importante, e il Franciacorta, per le sue caratteristiche organolettiche, è un vino meraviglioso, e noi siamo fortunati a vivere in Franciacorta. E quindi qui si fa anche della poesia, come vedete. Sì, infatti il vino è poesia. E sempre nel salotto è nata anche l'idea dei viaggi, del turismo e delle crociere della Franciacorta, con il Franciacorta. Le crociere del gusto? Le crociere del gusto, le crociere della moda. Noi organizziamo 4 crociere all'anno. Per esempio adesso a ottobre andiamo con le isole greche, sempre con MSC e sempre con il nostro Franciacorta. A cena noi diamo una bottiglia Franciacorta ogni 2 persone, e durante il giorno istruiamo le persone, quando sono in navigazione, ad avvicinarsi al Franciacorta. Istruiamo? Perché il Franciacorta ha bisogno comunque di essere apprezzato bene, in questo senso, no? Cioè si insegna un po' la degustazione. Si insegna la degustazione, ma si insegna anche il metodo, perché la gente spesso volentieri confonde il Franciacorta con il Prosecco. Certo, perché magari il Prosecco è più conosciuto, forse prima, Ma è anche un altro metodo. Quindi noi informiamo il gruppo nostro, e quindi noi creiamo di volta in volta sempre gruppi più numerosi. Con le sommelier a bordo istruiamo, facciamo in modo che questi abbiano poi anche un attestato di frequenza, e cerchiamo di avvicinarli al Franciacorta e di far capire la differenza fra i vari metodi. Quindi questa è un'iniziativa tua personale, in collaborazione con, tu sei il punto di riferimento di queste crociere, e con una serie di cantine che aderiscono, che possono aderire, ecco, indipendentemente dalla loro presenza nel consorzio o meno? Sì, beh, noi siamo abbastanza liberi, perché noi portiamo praticamente le cantine nel mondo, perché con MSC noi andiamo nel mondo. Quindi abbiamo 16 cantine che vi aderiscono, sono quasi tutte piccole cantine, e noi siamo orgogliosi perché non solo istruiamo
i passeggeri sulla nave, ma ai vari porti della nave invitiamo operatori del settore a degustare, quindi facciamo una pubblicità anche alle piccole cantine, che è molto importante. Quindi noi ormai il Mediterraneo sono 10 volte che lo facciamo, quindi tutti gli operatori ICE, FISA, ristoranti sanno che esistono anche delle piccole realtà franciacortine che hanno un prodotto meraviglioso. Allora, due appelli lanciamo, si fa sempre così, si dice lanciamo un appello. Allora, l'appello ha un maggior numero di cantine magari che volessero aderire alle tue iniziative, questo sì, e un appello soprattutto alla gente bresciana, ma non solo, che volesse appunto partecipare a queste crociere, e quindi vediamo nei dettagli le prossime crociere. Che cosa abbiamo in programma? Allora, a ottobre noi faremo la terza crociera Arte, Moda e Benessere e andremo nelle isole greche. Qui sempre garantiamo una bottiglia. Dal 22 al 29 di ottobre. Qui garantiamo sempre una bottiglia di Franciacorta a cena ogni due persone e delle degustazioni strada facendo. Aspetta, fermiamoci un attimino, perché non è per commercializzare, dire i prezzi, però i prezzi sono interessanti dal punto di vista, come dire, in assoluto? Sì, sono prezzi che noi concordiamo direttamente con MSC, abbiamo un'agenzia viaggi, adesso ne abbiamo cambiato 4-5 di agenzie viaggi, però ci siamo soffermati con Pacamama perché abbiamo un'ottima collaborazione. Scusa, Pacamama è un'agenzia del Veneto? Del no? Veneto. Sì, che ha la direzione tecnica del viaggio. Però il riferimento sei tu, quindi se qualcuno desidera maggiori informazioni su queste crociere al di là, poi se le trova in televisione, in radio, in giornale, qualche altra cosa, 338-67-25080? Sì, è il mio numero. Ripetiamolo. 338-67-25080. Ho visto che è proprio il tuo, perché non lo hai letto. Allora, quindi i prezzi anche sono naturalmente diversificati in base alle cabine, le cabine interne e esterne, questo è logico, come avviene in qualsiasi crociera, e questa volta si va appunto tra Italia, Grecia e Croazia, terza crociera Arte, Moda e Benessere dal 22 al 29 di ottobre. Poi hai già programmato la quarta crociera del gusto, che sarà dal 19 al 30 aprile 2017. Questa sono 10 notti, è una crociera meravigliosa che fa Genova, Barcellona, Valencia, Lisbona, Vigo, Santiago di Compostela, un porto di Londra, Bridge e Kiel. Tornando indietro ci fermiamo una notte in un hotel. E questa presentazione di questa crociera, per esempio, di 11 giorni, 10 notti, che sembrerebbe anche impegnativa dal punto di vista temporale, anche oltretutto, e poi organizzativo, ma è fatta sulla base del successo delle crociere degli anni scorsi, evidentemente. Sì, ecco, noi a bordo portiamo sempre Franciacorta, avremo però a disposizione due sommelier che saranno istruite e andranno a visitare tutte le cantine e parleranno al gruppo e ai porti, vari porti della nave. In più avremo due chef che prepareranno dei piatti, delle ricette tipiche. Tipiche della Franciacorta e del Bresciano. Ecco perché questo è importante, quindi Mariuccia Ambrosini, tenuta Ambrosini, e con queste crociere porta avanti e certamente la sua tenuta legittimamente, perché il nome è questo, porta avanti le cantine della Franciacorta, porta avanti soprattutto la Franciacorta nel suo insieme, dimostrazione dell'amore che alcune persone come Mariuccia, ma come la tenuta Ambrosini nel suo insieme, ha per il territorio nel quale vive e lavora. Dicevo che hai queste crociere da tanti anni. Sì, ormai sono quasi 10 anni che le organizzo, e a fianco a me io riesco a farle perché c'è la banca BTL che mi dà sempre una mano, e abbiamo anche altri sponsor importanti oltre che le aziende agricole alimentari. E vorrei anche ricordare che la banca prima era BCC Pompiano e Franciacorta, adesso ha fatto un salto, un'unione, ed è diventata BTL. Banca del territorio lombardo, che ha sede? A Pompiano per adesso. Quindi, con questo possiamo ringraziare Mariuccia Ambrosini, che ci ha parlato del suo salotto Ambrosini, e vediamo un po' il tuo saluto finale.
Vi aspetto nel mio salotto, ma vi aspetto nelle varie crociere e vi farò anche degustare dei piatti particolari sulla nave, ma anche qui in azienda. Bene, e chissà che magari anche a noi degustiamo qualcosa adesso, visto anche un certo orario. La bella Valtrompia oggi è scesa in Franciacorta
abbiamo avuto l'occasione di visitare e conoscere la tenuta Ambrosini, abbiamo visto, parlato e capito molto di più, e spero che di essere riuscito anche con questa trasmissione a farlo capire ai nostri telespettatori il lavoro che c'è per produrre un ottimo Franciacorta, e nello specifico il Franciacorta Ambrosini, della tenuta Ambrosini. Un grazie a Sergio Ambrosini, a Lorenzo Ambrosini e a Mariuccia Ambrosini che ci hanno accompagnato nel corso di questa trasmissione. Ed ora un bel brindisi, la bella Valtrompia, vi aspetto la prossima trasmissione. E io vi aspetto presso la tenuta Ambrosini, dove troverete cordialità e qualità, perché produciamo un Franciacorta meraviglioso. Vi aspetto numerosi. Cin cin all'abbinamento Valtrompia Franciacorta.